Annunciati 250 licenziamenti alla Italtel, ma i lavoratori dello stabilimento di Settimo Milanese rilanciano, si possono fare contratti di solidarietà. Riteniamo importante e utile che l'azienda aumenti il fatturato e tenda ad aumentarlo. Questo in minima parte è già avvenuto. Quello che non si spiega tra l'altro è come mai a fronte di un segnale tutto sommato incoraggiante sui primi mesi di quest'anno l'azienda invece si ostini a voler licenziare i lavoratori. 450 esuberi contenuti nel piano strategico 2009-2010 e la procedura di licenziamento collettivo per 250 persone avviata venerdì dalla Italtel, storica azienda italiana nel ramo delle telecomunicazioni. 2.300 dipendenti in tutta Italia, 1.500 solo nella sede di Settimo Milanese, tra le aziende metalmeccaniche della provincia quella con più alto numero di contratti. Ed è proprio fuori dallo stabilimento di Settimo che è iniziata con 3 ore di sciopero la protesta unitaria del sindacato FIOM CGL, FIM, CISA e UILM. Preoccupazione tra i lavoratori. Io ho 35 anni e lavoro in questa azienda da 13 anni. Ho già vissuto delle ristrutturazioni o comunque dei periodi di crisi. Quale lavoratore dipendente o anche un imprenditore forse non è preoccupato per queste condizioni, insomma. I sindacati chiedono all'unisono strumenti alternativi ai licenziamenti a partire dai contratti di solidarietà. Proponiamo che nessuno venga licenziato, ma che l'orario di lavoro in meno, se effettivamente ce n'è, venga redistribuito fra tutti i lavoratori. Intanto si attende per mercoledì prossimo l'apertura di un tavolo di trattativa con l'azienda richiesto dal sindacato.